cavalcheranno questo muro. La gru sarà portata all'interno della loggia delle benedizioni, da cui poi potrà operare sul transetto. Come vedete, sul tetto ci sono gli uomini del gruppo speleologico, dei vigili del fuoco, che si stanno imbracando per poter da lì anche guidare questa operazione, come diciamo, molto difficile. Infatti ci sono anche due funi collegati alla base di questa gru da 42 tonnellate che serviranno a guidare l'operazione. Poi ci sarà anche un collegamento via radio per poter poi, nel momento in cui verrà calata dall'alto questa gru, poter evitare rischi, vista anche la ristrettezza della loggia che è sottostante. Sono momenti, come vedete, di grande tensione. Sono entrati in azione proprio poco fa per riuscire a portare a termine questa che è la prima fase di intervento sul transetto. La seconda domani consisterà appunto nel collocare la sagoma sul transetto che si trova in alto. Ecco, una gru di 40 tonnellate pesa questa che stanno sollevando. Sì, questa adesso, che stanno Fabio. Sollevando è una gru di 42 tonnellate. Quella invece che sta operando più grande ha un braccio, pensate, che può arrivare fino a 115 metri. E quindi considerate che in questo momento, tra l'altro, uno dei problemi, che uno dei rischi di questa operazione è anche la base su cui poggia la gru grande, che potremmo anche inquadrare. Vedete che su quella base, tra l'altro, del convento, poggiano non solo le 42 tonnellate, ma anche le circa 145 tonnellate della gru grande. Questa gru rossa potrà incominciare ad operare per fissare davanti al timpano una sorta di gabbia metallica che impedisca al timpano stesso di crollare. E vedete che in questo momento i vigili del fuoco stanno cercando di guidare in qualche modo la gru rossa sospesa a mezz'aria perché non ruoti e quindi possa causare dei danni gravi alle strutture. È un'operazione estremamente delicata, quasi al millimetro, perché anche all'interno del Sacro Convento, nel cortile dove dovrà poi essere appoggiata la gru, gli spazi sono ridottissimi. Quindi si trattava in pratica di scavalcare questo muro che vediamo per portare, esatto, all'interno la gru. E l'unico modo per farlo era appunto sollevare questa gru grazie ad un'altra gru. Bene, ci ricollegheremo tra poco, vediamo che l'operazione prosegue con grande lentezza e attenzione da parte di tutti. Sì, cioè, è stato un momento molto delicato perché ogni piccolo errore potrebbe causare veramente un disastro. A tra poco con Franco Tagliaferri. Allora torniamo perfettamente con il timpano e poter lavorare al consolidamento di questa parte lesa. Penso che queste immagini raccontano questa vicenda. Chi l'avrebbe detto che una volta sulla Basilica di San Francesco sarebbe più un triangolo di 17 metri di base e 8 di altezza per una settantina di tonnellate di peso. Un'operazione che probabilmente sarà effettuata domenica o lunedì. È quella che presenta i maggiori rischi. Poco fa, primo sopralluogo all'altezza del timpano. I tecnici, ci dicono, hanno bisogno di toccare la materia per scegliere il tipo di intervento. Una considerazione finale: chi avrebbe mai pensato che sulla Basilica del Santo Poverello sarebbero un giorno volate le gru? La situazione del timpano visto da vicino è sostanzialmente quella che immaginavamo, ma è gravissima, per cui in realtà siamo veramente al limite e non mi sentirei di dire che un'ulteriore scossa di terremoto non lo possa far crollare, anzi ritengo che siamo veramente all'estremo limite di un grado di infima sicurezza. Quanto è alto il rischio di questo intervento? Il problema è questo: se tutte le misure, se tutte le tolleranze le abbiamo studiate bene, è un meccano che montiamo su con una relativa difficoltà o facilità, decida lei. Insomma, fino a martedì bisogna tenere le dita incrociate? Tutte le dita che abbiamo, quelle delle mani e quelle dei piedi.